Lo sportello del cittadino è a Taranto, nel tratto percorrendo il quale si arriva all'imbocco di Punta Penna. Dei lavori in corso stanno da settimane e settimane davvero distruggendo la vita dei tarantini per gli ingorghi paurosi, vedete, proprio in questo tratto, in questo punto, il traffico si paralizza, si blocca, e questo a partire dalla mattina. Vedete, più avanti si stanno svolgendo dei lavori con un numero di operai assai ridotto, parliamo di forse 3-4 unità al massimo, non di più, e ovviamente questo incedere lento dei lavori imbottiglia la libera circolazione. Immaginate un po' qui se viene a trovarsi un'ambulanza, se ci deve essere un caso di primo soccorso, immaginate che cosa accade. Giustamente un amico, un signore che cammina in macchina, dice: i lavori si fanno di notte. Giustamente, in tutte le città d'Italia si fanno di notte tranne che a Taranto. La responsabilità certamente dell'ANAS, che è competente per questo tratto di strada, ma ci sono anche la responsabilità, ci dovrebbero essere anche le responsabilità degli altri enti. Mi riferisco alla provincia, mi riferisco al comune di Taranto, al corpo di polizia municipale, che seppur non responsabile in prima persona deve comunque dare delle risposte, deve intervenire per far sì che il traffico veicolare e le condizioni di sicurezza, perché stiamo parlando di sicurezza, vengano appunto assicurate e garantite, cosa che non avviene. Questo è uno scempio, una schifezza che da ogni mattina, dalle prime ore del giorno, si crea. Perché? Perché ci sono solo 4 operai che lavorano, e chiaramente lavorando 3-4 operai a regime assolutamente ridotto, è ovvio che poi questi sono i risultati: una inefficienza amministrativa, operativa a tutti i livelli. Vedete, vi stiamo mostrando come proprio in questo tratto, perché più avanti ci sono i lavori, si imbottiglia la strada. È così difficile andare a, come dire, sbrogliare questa matassa? È così difficile aumentare il numero degli operai? È così difficile fare i lavori di notte? Altro che Taranto, che ambisce alla transizione ecologica. Taranto è una città del terzo mondo, perché solo nel terzo mondo noi assistiamo a questi scempi. Vedete? Vedete qui il ponte Punta Penna, un quadro meraviglioso, da un lato un quadro meraviglioso e dall'altro l'inefficienza, la schifezza operativa. Non ho altro da aggiungere. Abbiamo raccolto centinaia e centinaia di segnalazioni dei cittadini esasperati. Immaginate la gente che deve andare a Massafra, che deve percorrere questa arteria e si trova lì bloccata. E lo ripeto, penso soprattutto ai casi di emergenza. Vergogna, Taranto, città del terzo mondo.